Ciao ragazzi e benvenuti in un mio nuovo unboxing. Oggi andremo ad aprire questa USB della Sony da 64 giga con la nuova tecnologia USB 3.1 e l'andremo a confrontare con un'altra chiavetta, questa Lexar, con tecnologia 3.0 e da 32 giga quest'altra chiavetta. A dopo! Questa volta al posto del mio fedele taglierino andremo ad usare le forbici per aprire questa confezione, proprio nel punto dove indicato. Eccoci qua. Direi una procedura molto semplice. Nella confezione c'è un piccolo manuale di istruzioni, che per una chiavetta USB non credo serva, e la chiavetta USB ha il solito cappuccio, la solita linguetta blu per far distinguere una USB 2.0 da una USB 3, in questo caso una 3.1, il buco per attaccarci un laccetto nel caso lo vogliate attaccare al portachiavi. E niente, direi che questa chiavetta non ha altro, è molto semplice, piccola e nera. Il cappuccio si può facilmente inserire dietro per non perderlo quando si usa la chiavetta. Ed ora andremo a fare dei test col computer. Per testare la nostra nuova chiavetta USB ho scaricato USB Flash Backmark. E vediamo un po' i risultati. Il software ha già riconosciuto il seriale della chiavetta, il nome del produttore e tutto quello che gli serve. E vediamo come farlo partire. Eccoci qua. Ed ecco finalmente il report della chiavetta USB con tanto di velocità e di capacità massima di utilizzo. Ora andremo a testare la Lexar da 32 giga. Il risultato della Lexar andiamoli a valutare. Abbiamo una velocità di lettura di 28.9 e una velocità di scrittura di 22.02 mega per secondo per la Lexar. Invece nell'altra schermata abbiamo una lettura di 28.46 e una scrittura di 19.89 per la Sony. Direi che sono molto vicine, anzi in scrittura è più veloce la Lexar. Però analizzando il grafico notiamo che è molto più lineare la Sony rispetto alla Lexar, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, perché ha dei picchi molto più prominenti sia in basso che in alto. Invece la Sony è molto più lineare, sale sempre più velocemente. Ragazzi, spero che anche questo unboxing e confronto vi sia piaciuto. Io vi saluto, ciao e alla prossima!